Ciao a tutti, eccomi di nuovo qui. Cosa vi mostro? Vi faccio, come avrete capito dal titolo, le video recensioni delle cose che ho preso alla fiera di Bergamo Creativa. Non ho spendacciato tanto in confronto alle altre edizioni, perché in realtà non mi serviva nulla e sono andata più che altro su per piacere, ecco. Ho incontrato 75 Marghe 75, 74 Viti 74, Cinzia Font, e mi ha fatto veramente tanto piacere. Ah, anche Miss Magdalenka, che avete visto nel video della pausa pranzo. Mi sono divertita tantissimo, devo ringraziare veramente Margherita e Vittoria perché sono state due compagne di avventura fantastiche e veramente è stata un bellissimo weekend. Comunque, vi mostro quello che ho preso, premettendo che quest'anno salterò, questa edizione salterò l'Hobby Show, che visto che sono andata in autunno non mi è piaciuto particolarmente, e devo dire che invece Bergamo Creativa è stata bella, mi è piaciuta parecchio. Comunque, allora, partiamo dalla cosa più grande che spero di riuscirvi a far vedere perché è una cosa enorme, più che altro per farla entrare nella Lightbox. Ho preso queste forbici. Sono forbici di questa marca che si chiama Toga e sono 8 forbici che fanno i tagli quelli particolari. Adesso, purtroppo la plastica riflette un po' e si vede la fotocamera, però vedete qua ci sono i tagli che più o meno fa. E mi sono costate 13,45 euro, queste me lo ricordo bene. Le ho provate, sì, sono belle. Le ho prese perché ogni tanto mi piace fare qualche bigliettino di auguri e tagliare il bordo sempre liscio mi annoiava. Quindi questo qua era un buon prezzo, certo non sono super professionali, super di qualità, però per le mie esigenze va bene, visto che io comunque non faccio scrapbooking per adesso. Però non ricordo il sito dove l'ho preso, ho il dépliant da qualche parte e forse all'interno della scatola vi metto poi la nuvoletta. Poi, da questo negozio che avevo fatto vedere anche nella volta precedente, Free Bigiotteria, ho preso 10 basi per anelli, le classiche basi con la piattina, queste sono color argento antico e le ho pagate 3 euro. Sono veramente molto belle, ben fatte, ben rifinite, senza nickel, ma vedremo poi quando le monterò cosa ne penserò allora, vediamo un po' come reagiscono una volta montate. Poi dal filo di Arianna ho preso questi stampini, sono quelli in gomma con le lettere e dei punti, punto, punto esclamativo, eccetera, eccetera, da usare col fimo. Adesso questi hanno la fascettina di plastica che li tiene, ma si sfilano uno per uno per fare delle scritte sul fimo, qualcosina un po' di carino. E questi li avevo pagati intorno ai 6 euro. Poi, dal filo d'Arianna non ho. Ah, ecco, sì, dal filo d'Arianna c'erano le Miyuki in offerta. E lì, vabbè, c'era il finimondo, potete immaginare. Non ho preso tanto perché non necessitavo di tante Miyuki, ho rimpinguato un po' determinate scorte. Il colore, purtroppo non so dirvi i codici, di queste tre sì, e vi metterò le nuvolette. Di questo purtroppo no, perché io babba non me lo sono fatto dire, perché loro i codici non li davano. È un verde con delle iridescenze. Questo è un grigio matte AB, un verde molto molto luminoso e cangiante, se possiamo definirlo così, e poi un violettino che forse è l'869, boh, vi farò sapere. Allora, ho cambiato le impostazioni della fotocamera perché sennò non riuscivamo a fare niente, anzi non riuscivo a farvi vedere niente. Allora, questi sono i mezzi cristalli che ho preso da Finincanto. Il filo era molto più lungo, ma l'ho diviso a metà con un'altra ragazza che era in fiera, che se vede il video saluto, ciao Giuliana. E allora abbiamo diviso questi due fili, questo qua marroncino
Che bellissimo, sono da 6 mm. E poi questo qua sul verde. Adesso vengo, vi aspro anche questo pacchettino qua. E sono veramente, veramente molto belli. Poi, sempre da Filincanto, nello stand, diciamo, dove c'è la minuteria metallica, a 2 euro, quindi ogni pacchettino viene a 2 euro, ho preso queste spille qua con gli occhiellini. In realtà il pacchettone conteneva due, ma una l'ho già usata per una creazione che mi avevano richiesto. Sono molto belle e molto, molto rigide, non sono di quelle mollicce che si aprono ogni 2 secondi. Poi ho preso queste coppettine, credo che abbia preso anche Margherita, a fiorellino, traforate. Queste due basi per anelli che mi piacevano tantissimo, molto vittoriane, io le adoro, mi farò qualcosa per me. Delle campanelline che mi ha fatto vedere Vittoria, non suonano, però sono carinissime alla fine, sempre color argento traforate, sono due charms. E poi un pacchettino di 4 moschettoni d'argento grandi perché ogni tanto mi chiedono delle collane, ma con i moschettoni piccoli non riescono a utilizzarle, quindi meglio averle a portata di mano. Poi, stranamente, Dive Bijoux mi sembrava meno caro rispetto all'edizione di Milano autunnale. E così ho preso questi sacchettini di velluto per Bijoux, color grigio. E li ho pagati 8,70 euro e sono 10 pezzi. Sono molto grandi perché occupano praticamente tutta la mia mano, che no, vi assicuro non è piccolina, e 87 centesimi mi sembrava veramente un buon prezzo. Dentro sono fatte in stoffina, vediamo se ve li mostro. Mi sa che sto facendo un casino con la plastica. Allora, dentro sono fatte in stoffa, vedete, questa telina bianca, qua c'è questo specie di vellutino sintetico e l'accetto che poi tiri e si chiude. E li ho presi per impacchettare i bijou più belli, quelli fatti magari in cristalli Swarovski o comunque le cose di un certo valore. Poi, in un altro stand, che non so come si chiama, andrò a cercare ma non ne sono sicura, dove avevo preso l'anno scorso dei fili, ho preso questi cipollottini qua. Allora, questi bronzo e questi sono un violetto con dei riflessi, non saprei definirlo, sono molto piccoli, credo 4 mm. E poi questi round, sempre di mezzo cristallo perché non sono Swarovski blu, che sono veramente stupendi, cioè hanno una luminosità favolosa. E l'anno scorso l'avevo presi verdi che non c'erano, mi spiace ma non c'erano, li ho pagati 3 euro a filo. Vedete che i fili sono un po' larghi perché in realtà mi si sono aperti e quindi alcuni li ho dovuti tirare via per poter richiudere il filo e mostrarvelo. Comunque era abbastanza lungo, cioè ce ne sono abbastanza. Ed erano bellissimi, non ho potuto farne a meno, le cose che luccicano. E ho preso anche questi, sempre dallo stesso stand, questo filo di teschietti di resina. Ce ne sono parecchi, poco più di 30, comunque abbastanza. E non so, mi piacevano, li ho presi, ma non so ancora bene cosa farci. Quindi, se avete idee, lasciate pure un commento, che non mi offendo. E niente, non ho preso nient'altro, quindi veramente sono stata molto molto brava e quindi penso che un ordine da qualche parte ci scappa alla fine. No, come ho detto, non avevo bisogno di tante tante cose, quindi non ho preso niente. Quindi niente, poi ci sarà fra poco la fiera di Genova. Ah, ecco, questo è un regalino per la mia nipotina, sono carinissimi di feltro. Basta, ok, non ho preso nient'altro. Fra poco ci sarà la fiera Genova, quella del 9, 10, 11 marzo, è il magazzino del cotone, zona Porto Antico. Poi farò un video una settimana prima per vedere se qualcuno di voi della zona riesce a venire e magari facciamo un piccolo incontro. Per adesso vi saluto e al prossimo video. Ciao ciao!